Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del Centro di Creazione Mi. In questa puntata del Centro di Creazione Mi faremo un personaggio della Nintendo, famosissimo, forse uno dei più famosi. Ebbene, faremo Super Mario. Non Super Mario Balotelli, sia ben chiaro. Iniziamo subito, creiamolo dall'inizio. Allora, come viso di Mario io opterei per questo faccione. Eccolo qua. Allora, sembra strano, ma in realtà non lo è proprio. Voi dovete metterlo faccione perché se ci fate caso il viso di Mario sarà proprio così. Ecco, no, scusatemi, infatti il viso è il sesto. Eh no, perché... cioè, potrei mettere anche questo, però forse io opterei per questo. Vedete che è un po' meglio? Sì, forse ha più la forma di un viso normale. Mettiamogli come colorito della pelle questo rosa acceso. Adesso passiamo ai capelli. Allora, come capelli per il nostro simpaticissimo Super Mario, questo bel cappellino, il cappellino che si rispetti. E adesso passiamo subito alle nostre care e amiche sopracciglia. Allora, dovremo andare alla seconda pagina e dovremo mettere le prime. Questo qui, ma non temete, adesso le modificheremo molto molto bene. Allora, dobbiamo ruotarle di 1 e di 2. Perfetto, e adesso le dobbiamo sollevare di 2. 1 e 2. Perfetto, in questo modo. Forse direi che anche un bel po'. Perfetto, così è perfetto, signori. Le sopracciglia in questo modo vanno più che bene. Adesso passiamo agli occhi. Allora, gli occhi dovrete mettere quelli alla pagina 2, il numero 1. Questi occhi, ma non vi preoccupate, adesso li modificheremo per bene. Allora, gli occhi di Mario sono verdi, come si sa. Ora, ingrandiamo di 1, perfetto. E adesso dovremo alzare di 2. Perfetto, in questo modo. Vediamo un po' se ruotando otterremo un effetto migliore. No, gli occhi di Mario sono proprio così come sono. Molto molto bene. E adesso passiamo al nostro naso. Allora, come il naso, il classico naso di Mario dovremo mettere il naso numero 7, eccolo qua. E dovremo ingrandirlo di 3. 1, 2, 3. Perfetto, e dovremo alzarlo di 1. Anzi, così va proprio bene. Alzatevi di 2. Fate così e otterrete Mario. E adesso passiamo alla bocca. Allora, come bocca io opterei per la pagina 2, numero 3. Questa qua. Che dire che è anche la più classica di tutti i personaggi Nintendo. Allora, abbassiamo di 3. 1, 2, 3. Perfetto. E magari ingrandiamo di 1. Ecco qua la bocca. Poi è la bocca più normale, no? Dopo tutto è questa quella che va messa. E adesso andiamo subito ai famosissimi baffi del nostro Mario. Allora, che cosa dovremo fare? Dovremo alzarli di 1 per attaccarli al naso e dovremo ingrandirli di 3. 1, 2, 3. Eccoli qua, alziamoli di un altro po'. Molto bene. E adesso vediamo un po', rivediamo il nostro personaggio. I baffi vanno bene così, poi non facciamoli troppo grossi, sennò poi diventa veramente molto molto brutto. Ora passiamo agli occhi. E forse sarebbe meglio farli blu, infatti, che mi ero sbagliato a scegliere il colore. In realtà il colore di Mario è proprio il colore blu. Molto molto bene. E adesso abbiamo completato il personaggio di Mario. Non ci resta che mettere l'altezza. Mettiamogli anche un po' di panza. Mario non è che sia poi un modello norvegese, dopo tutto. Mettiamo il nickname. Lettera maiuscola, prego. Allora, Super Mario. Purtroppo però non c'entrerà Super Mario, quindi dovremo mettere O, S puntato, Mario. Molto bene. Perché d'altronde, scusatemi, ma Super Mario non c'entra proprio. Abbiate pazienza. Super Mario. Oddio, in questo modo però sembra San Mario. Vabbè, lasciamo stare. Il nostro Super Mario comunque è pronto. Il colore ovviamente è blu. E mettiamo il nostro autore, Nintendo Lucio. Molto bene, signori. Abbiamo creato anche il nostro Mario, uno dei personaggi più famosi della Nintendo. Sì, comunque, signori, ora che mi ci fate pensare, guardate questo scostumato che mi dà anche le spalle. Cioè, forse c'è qualcosa che non va in questo Mario. Boh, lo vedo un po' strano. Aspettate un attimo, vediamo un po' che cos'è che non va. Allora, la dimensione del naso va, ma secondo me forse dovremmo metterlo un pochino più su. Vediamo un po'. Perfetto, ecco, vedete che già cambia tutta l'espressione del viso? Adesso sì che va molto meglio, signori. Questo è il vero Mario. Per fortuna me ne sono accorto, perché in effetti non è che ci somigliava tanto così.
Guardate, secondo me la differenza è veramente sostanziale. Guardate. Boh. Sarò un perfezionista, ma così è veramente molto meglio. Ce l'abbiamo fatta comunque. Ecco il nostro vero Super Mario. Allora, signori, per questa puntata del centro di creazione Mi è veramente finita. Ci vedremo nella prossima puntata. Non mancate.